E torniamo ora invece all'assemblea degli eletti della Lega Nord che si è tenuta domenica scorsa a Milano. Sentiamo le interviste raccolte dalla nostra Ilaria Tettamanti. Maurizio Fugatti, responsabile delle attività produttive, del Dipartimento Attività Produttive della Lega Nord. Un parere su questo decreto del fare, suddiviso in diversi punti. Noi lo chiameremo il decreto del fare finta che, a dire la verità, perché nuove risorse non ce ne sono. C'è sempre da vedere quei decreti che faceva Passera, l'ex ministro delle infrastrutture, in cui ogni decreto annunciava nuove risorse che avrebbero causato grandi aspetti positivi per quanto riguarda l'occupazione e quant'altro, e poi alla fine non accadeva nulla. Cioè, a nostro modo di vedere, questo è un decreto in cui, siccome nuove risorse non ce ne sono, si prendono risorse da una parte e si mettono dall'altra, e sono sempre quei quattro soldi che girano e poi si fanno gli annunci, come sulle bollette dell'energia elettrica. Poi vedremo realmente quanto questo inciderà. Noi ci aspettavamo un intervento importante sull'IVA, perché l'IVA deve essere bloccato l'aumento a fine giugno, e questo non è avvenuto. Mancano ormai 15 giorni e se in 7 ore, quanto è durato, 5 ore il Consiglio dei Ministri, non sono riusciti a partorire nulla sull'IVA, hanno partorito tante altre cose che crediamo sia fumo negli occhi. È il decreto del fare finta di fare qualcosa. Tra IMU e IVA ci vorrebbero 8 miliardi, dove che si potrebbero trovare secondo lei? Sul 2013 i miliardi sono 6 e sarebbero 8 sul 2014, ma noi crediamo che se questo governo ha trovato 2 miliardi per la sanità del sud, per le regioni del sud che hanno i propri bilanci sanitari in deficit, ha trovato i soldi. A suo tempo il governo Monti trovò 4 miliardi per Montepaschi, come ricordiamo, lo trovò dalla mattina alla sera. Noi crediamo che questi soldi si possano trovare tagliando gli sprechi in quelle regioni, quelle del mezzogiorno, dove la spesa pubblica è eccessiva rispetto a quelle del nord e dove, se si vuole, lì le risorse si trovano. Corobiani, nel decreto del fare c'è anche un capitolo destinato ai piccoli comuni che riguarda le opere cantierabili, cioè vengono finanziati in qualche modo. Sì, beh, è assolutamente un contentino rispetto a quelle che sono le esigenze dei comuni. Innanzitutto aiuta soprattutto i piccoli comuni, che non è neanche male. Il problema è che comunque alla fine sono opere già, come dire, cantierate o in qualche modo già definite e su alcuni ambiti specifici, quindi abbastanza restrittivo. Ecco, diciamo, quello che serve a noi è ben altro. Cosa servirebbe invece? Servirebbe lo sblocco del patto di stabilità su tutte le opere, soprattutto su quelle connesse a Expo per i comuni della Lombardia, per cui comunque serve un'indicazione chiara e precisa del governo che dica basta patto di stabilità sugli investimenti, in conto capitale. Sindaco Bianchi, parliamo di un altro capitolo del decreto del fare varato l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri. Uno riguarda le normative Equitalia, si prevede la non pignorabilità della casa fino a una certa soglia. Questo è sicuramente un passo avanti verso quella che è stata una rivendicazione che la Lega già nei mesi passati ha portato avanti, un'attenzione nei confronti di quella che è una problematica che ha in questo momento il cittadino. Di certo non basta, perché se non si dà uno slancio, un piglio diverso a quello che è il tema economico, il tema del lavoro, purtroppo questi problemi di far fronte alle esigenze di pagamento delle imposte, di pagamento di quelle che sono le bollette, le spese quotidiane di qualsiasi famiglia, purtroppo non si riuscirà mai a risolvere. Abbiamo necessità di consentire ai lombardi, ai veneti, a tutti gli abitanti del nord di poter esprimere quelle che sono le loro potenzialità e peculiarità di imprenditori, di lavoratori. Noi non chiediamo null'altro che poter essere messi in condizioni di poter lavorare. Onorevole Fedriga, parliamo di questione giovanile, ci sarà il vertice in Europa a fine giugno, ci sono incontrati anche dei ministri comunque in questa settimana a Roma. Il ministro Giovannini ha detto che bisogna sfruttare i 500 milioni di euro che arrivano dall'Unione Europea e concentrarli nel biennio 2013-2014. Questo può essere sufficiente? Cosa va fatto di diverso? Beh, intanto bisogna vedere dove vengono impiegati questi fondi. In secondo luogo, in un biennio 500 milioni per affrontare la questione di disoccupazione sono assolutamente insufficienti. O il governo ha il coraggio di agire con misure concrete, che vuol dire una forte detassazione, decontribuzione su chi assume giovani under 35, oppure vedo molto difficile uscire da questo periodo di difficoltà. Ho paura che la situazione andrà avanti col governo delle grandi parole ma dei piccoli fatti, anzi di nessun fatto. Voi avete fatto la vostra proposta come Lega Nord nei giorni scorsi?
Sì, beh, noi abbiamo strutturato sia una proposta per quanto riguarda ovviamente la disoccupazione, sia per intervenire sui temi che sono all'ordine del giorno delle Camere, come quello IMU e cassa integrazione in deroga. Sulla seconda questione, non la Lega, non Fedriga, ma tutti i rappresentanti delle regioni hanno confermato che i soldi stanziati dal governo non sono sufficienti per andare a coprire tutte le situazioni di crisi. Abbiamo fatto degli emendamenti individuando delle coperture, quindi basandoci proprio sulla concretezza. Una di queste è per esempio il taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Emendamento portato in Commissione Lavoro e Finanze che esamina il provvedimento, emendamento bocciato dalla maggioranza. Avevamo riuscito a recuperare altri milioni di euro per tutelare questo rischio di disagio sociale fortissimo, ma il governo e la maggioranza hanno voluto dire no alla proposta della Lega.